Aristotele invece richiama l'attenzione sul nomos, sulla legge. Concetto questo di nomos, che richiama a sua volta, deve essere posto in relazione con esso, richiama un concetto di cui il nomos è, potremmo dire, la variante in ambito giuridico, che è quello di metron, la giusta misura. Senza un, potremmo dire, un preliminare, sia pure, prometto, impressionistico e semplicemente accennato richiamo al concetto greco di metro, non si può comprendere, non dico soltanto l'economia come l'hanno pensata, sia pure nella diversità delle soluzioni i greci, ma soprattutto non si può capire nulla del pensiero di Aristotele né in ambito metafisico, né in ambito etico, né in ambito estetico, né in ambito politico. Il concetto di metro è un concetto tra i più obliati dal nostro presente, se considerate che in coerenza con la legge tipica dell'economia contemporanea, che condenserei nella formula sempre di più, la crescita illimitata, la smisuratezza in atto, il nostro presente ha voltato le spalle a ogni idea di giusto limite. È l'epoca della smisuratezza fattasi mondo, che trovate rilanciata quotidianamente nei refrain pubblicitari, del tipo tutto senza limiti, ad esempio, no? L'idea dell'illimitatezza come orizzonte di senso. Bene, per un greco è collaudato il fatto che sarebbe stato quanto di più assurdo potesse esservi l'illimitatezza. Promettere come promessa di felicità l'illimite a un greco avrebbe voluto dire promettergli una dannazione, in realtà. Se è vero come è vero, ce lo ricorda Hegel nelle lezioni sull'estetica, che tutti i supplizi i greci li concepivano come pene dell'illimitatezza. Pensate a Tantalo con la sua inestinguibile sete e la sua inestinguibile fame. Pensate a Sisifo che è illimitatamente condannato a ricondurre sulla cima del monte il macigno che rirotolerà a valle. Pensate ancora a Prometeo, il cui tragico supplizio è quello di vedersi eternamente e illimitatamente divorare il fegato dalle aquile sul Caucaso. Ecco, l'illimitatezza per i greci era una dannazione. Hegel esalta questo valore greco dicendo che i greci onorarono il finito, la giusta misura, laddove invece i moderni, Hegel pensava essenzialmente alla filosofia a lui contemporanea, quelle forme di schlechte Unendlichkeit le chiama, di cattive infinità, di cattivo infinito, Fichte e Kant principalmente, ma ad ogni modo la modernità veniva sempre più a condensarsi intorno all'idea dell'illimitatezza, dell'andare sempre oltre, mito del progresso, mito della crescita, civiltà industriale e quant'altro, fino a raggiungere oggi, dopo Hegel, potremmo dire il suo vertice parossistico nell'idea della crescita illimitata. Bene, per i greci invece l'idea della giusta misura era assolutamente fondamentale. Si potrebbe addirittura fare una controstoria della filosofia greca rileggendola tutta con la chiave ermeneutica del metro, della giusta misura, come potremmo dire orizzonte espressivo, come immaginario collettivo dell'intero popolo ellenico, del tutto a prescindere, badate, dalla polis di riferimento e dal periodo storico. Se noi ci spostiamo dai primi cosiddetti sette sapienti fino ad arrivare potremmo dire, a Epicuro e agli stoici che rappresentano il momento di eclisse, di tramonto della cultura greca che si disperde ormai negli spazi della cosmopoli o che si ritira con movimento eguale e contrario negli spazi circoscritti del giardino di Epicuro, bene, abbiamo come cifra costante sempre la giusta misura. Ricorderete che Epicuro, prima evocato anche, cercava come fondamento del vivere felice, dell'imperturbabilità, l'idea di una giusta misura esistenziale per l'individuo, una dietetica della vita quotidiana. Ma se noi partiamo dai sette sapienti che prima ricordavo, essi avevano come proprio orizzonte espressivo sempre quello della giusta misura. Rileggendo i sette sapienti ritorna in forma quasi, potremmo dire, gnomica, l'idea della città amministrata secondo giusta misura. Ci ricordano che una volta chiesero a Talete quale fosse la giusta polis ed egli rispose sostenendo che era quella
i cui cittadini non erano né troppo ricchi né troppo poveri. E come vedremo, è un tema che ritorna decisamente nel modo in cui Aristotele imposta la questione nella politica. Ed è interessante il fatto che lo stesso Aristotele citi Talete in un altro frangente, sempre nella politica. Noi abitualmente ricordiamo Talete nelle citazioni divertenti e divertite che ne fa Platone, nei suoi testi, quando ad esempio penso al Teteto, quando ci presenta Talete come il filosofo stralunato che per osservare le realtà superne non è più in grado di avere contezza di quelle terrene e precipita nei pozzi facendosi schernire financo dalla servetta di Tracia. Ma noi abbiamo un'altra narrazione aneddotica su Talete, ancor più interessante, devo dire, in Aristotele, che nella politica racconta di come Talete, dato che era stato irriso, come spesso capita ai filosofi, per il fatto che non si arricchiva, perché appunto questa tendenza dell'economia, come vedremo, che oggi si realizza nel sistema di libero scambio assolutizzato, una tendenza che in qualche modo l'immaginario greco aveva contenuto mediante l'idea del metron. Ecco, Aristotele racconta che Talete, schernito per il fatto che da filosofo qual era non faceva proventi, prevedendo una buona annata per la raccolta delle olive a venire, proprio nel mezzo invece di un'annata di carestia, acquistò tutti i frantoi della zona a un prezzo irrisorio e poi quando arrivò l'annata buona, tutti per utilizzarli dovettero passare da lui, sicché egli dimostrò, dice Aristotele, che il filosofo se volesse potrebbe arricchirsi, ma non è questo il suo interesse. Non è questo il suo interesse.